Buongiorno amici montanari e ben ritrovati. Finalmente riesco a tornare in montagna in una giornata grigia. Ho appena sentito anche una goccia di pioggia. Dove mi trovo oggi? Intanto, oggi è sabato 25 marzo 2023. È da tantissimo che non riesco a venire in montagna per tutta una serie di cose che non sto qui a spiegarvi. E dicevo, dove mi trovo? Mi trovo a Capanna Trieste, nell'Agordino. Forse la intravedete là dietro, un po' nascosta dalle piante. Sono appena partito e il giro di oggi è un giro così, per riprendere la gamba. L'obiettivo è Malga Pelsa, Casera Pelsa, passando per il rifugio Vazzoler. Dovrebbe esserci neve, ma con la siccità di quest'inverno e le scarsissime precipitazioni, zero. Infatti ho lasciato le ciaspole in auto, le avevo prese su per sicurezza, ma qui proprio non c'è un fiocco di neve per terra che sia uno. Quindi niente, io adesso continuo sulla mia strada e noi come sempre ci vediamo lungo il percorso. A dopo montanari.
Allora, amici montanari, ormai sono giunto al termine di questa escursione, quasi, non manca molto alla capanna Trieste, è tutta strada forestale, il rientro è lo stesso, si fa lungo lo stesso percorso dell'andata e quindi direi che è giunto il momento di fare un pochino il punto della situazione. Cosa principale, molto piacevole, finché ero su alla capanna, sì, alla capanna, buonanotte, alla Malga Pelsa, ho incontrato uno di voi, Moreno, che mi ha visto ed è venuto a salutarmi, è stato molto divertente, molto, molto simpatico e mi ha fatto molto piacere. Speriamo di rivederci in giro per qualche escursione, in giro per i monti. Per quanto riguarda questo percorso, è molto facile dal punto di vista proprio tecnico, è tutta strada forestale, quindi zero tecnica, solo camminare, e non è particolarmente impegnativo dal punto di vista dei dislivelli e dello sviluppo, poi vedrete tutto nella scheda tecnica e basta. Neve ne ho trovata pochissima, purtroppo dovrebbe essercene molta di più, ma quest'anno è andata così e basta. Io direi che adesso vi lascio la scheda tecnica e noi ci vediamo a breve per i saluti finali. A dopo! Per questa facile escursione prendiamo come riferimento la carta 015 della Tabacco. Partendo da Capanna Trieste, dove si trova un comodo parcheggio, si prende il segnavia 555 che ricalca un'ampia e facile strada forestale. Seguendo il 555 si giunge, accompagnati dalla Torre Trieste e dalla Torre Venezia di fronte a noi e dalla Niera alle nostre spalle, al rifugio Vazzoler. Qui, restando sulla forestale, si prosegue ora con segnavia 560 fino al bivio che conduce alle case Favretti. Mantenendola a sinistra, si giunge quindi a Malga Pelsa, meta della nostra escursione. Per il rientro, si segue a ritroso la via dell'andata. Bene, amici montanari, anche questa escursione è giunta al termine. Finalmente sono riuscito a tornare in montagna dopo un lunghissimo, lunghissimo periodo di stop dovuto a varie cose. Ma vabbè, mi ha fatto bene. Ho accusato un po' la mancanza di allenamento, l'essere fuori forma, eccetera, eccetera, eccetera. Però è stato veramente piacevole. Fino ad ora sono stato anche, devo dire, graziato dal meteo, sperando che non cominci a piovere proprio ora. E basta. Io, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso mettete un bel like, condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici e fatemi sapere qui sotto con un bel commento cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video in uscita quando arriveranno, perché purtroppo non so quando ci sarà il prossimo. Basta, ancora un grande grazie a tutti voi per continuare a seguirmi e niente. Io vi do appuntamento al prossimo video, o magari qui su, sui monti, nei sentieri, magari ci incontriamo. E come sempre, ciao montanari, buona montagna a tutti!